Live, mister Luciano Pietronero, sei in ufficio dove? È in ufficio alla Sapienza, sono semiaperti gli uffici della Sapienza, però Ok. il tesserino speciale per entrare può farlo con opportuna mascherina. C'ho tutto, Certo. sono equipaggiatissimo, ma qui dentro Caspita. sono da solo, quindi non serve. Ma dei tuoi miliardi di titoli, ruoli e attività, quando uno ti dice Luciano Pietroniero, che mestiere fa? Parti con professore di fisica alla Sapienza oppure presidente istituto, cioè che ruoli hai oggi? Guarda, non cominciare a prendermi in giro, Marco. Allora, io il ruolo che vorrei avere è di vincere una partita di ping pong con te. Anche se mi fai vincere per gentilezza, mi va bene. Esatto. No, ma diciamo ad oggi il tuo ruolo principale è professore. Professore della Sapienza ancora per un po', è presidente di questo centro Fermi, che è un posto interessante ma un po' complicato da mettere in moto. Ma professore alla Sapienza di Fisica. fisica. Peraltro, ogni volta che parlo con qualcuno che è passato da lì, dice: Ah, Pietro Nero era mio professore, quindi vanno da. Cioè, non so. Questo è pericoloso perché una volta, sai, la rivista Nature, no, che è molto famosa, no, a Londra, no, assume tra gli editori dei giovani trentenni, non solo gli editori senior, perché questi devono un po' monitorare che succede nel campo, però hanno un ruolo importante. E un giorno io ero lì negli uffici di Nature, uno di questi giovani editori italiani mi dice: Io ho fatto l'esame con lei e io ho detto: Spero che tu sia andato bene. E avevo preso 30, per fortuna, perché capito, questa domanda può anche ispirare vendette, no? Però guarda, in generale, io ho un ottimo rapporto con gli studenti, in generale vanno bene. Al primo anno, ho fatto ultimamente un corso dell'ultimo anno di superconduttività e uno del primo anno di meccanica. E quelli di superconduttività è un piacere, è come parlare con dei giovani colleghi, quindi tutto è rilassato, non c'è questo pathos dell'esame. Chiaramente quelli di meccanica vengono dal liceo, quindi c'è un po' questa emozione così e non tutti vanno bene, però diciamo in generale uno dei punti più gradevoli del mio curriculum è la lista dei miei studenti, quindi insomma è un elemento per me piacevole. Ma superconduttività sarebbe per un ignorante che ha fatto giurisprudenza come Allora, la superconduttività è un fenomeno quantistico molto complesso da descrivere. Tu nell'altro video già mi avevi chiesto perché l'avevo citato io e io mi ero rifiutato, però adesso me lo chiedi la seconda volta, non mi non posso. puoi. Allora, quello che succede è che la conduzione degli elettroni nei metalli, cioè la corrente elettrica, avviene con una dinamica degli elettroni che è un po' come gli atomi nel gas, cioè si muovono ognuno indipendente, abbastanza liberamente in un metallo, però sono indipendenti. Quando uno va a abbassare la temperatura molto, fino a pochi gradi Kelvin, quindi meno 270, insomma molto bassa, questa resistività dovrebbe andare a zero gradualmente e invece ci va in modo drastico, cioè a un certo punto al di sotto di una temperatura la resistività è esattamente zero e il sistema cambia stato in senso qualitativo, gli elettroni si accoppiano, gli elettroni sono fermioni, cioè non possono compenetrarsi, invece si accoppiano, la coppia è un bosone, si può compenetrare, cioè una cosa molto sofisticata. È molto quantistica, però macroscopica. Questa cosa è uno, diciamo, degli esempi della complessità, perché se uno vuole descrivere la complessità in cose che hanno grandi interazioni, no? E non solo l'individuo, chiaramente un esempio così è fantastico, perché si crea uno stato macroscopico quantistico, quindi una cosa del tutto inaspettata. Infatti, questa roba qui ci è voluto 46 anni per capirla. È stata scoperta nel 1911 e è stata capita circa. È il tuo è la notifica del tuo cellulare, sembrava lì il gong di un incontro di box. Sorry, aspetta. È stata capita nel 57, quindi sono voluti 46 anni. E
e una delle leggende per cui i tedeschi non fecero la bomba atomica, questo me lo disse un mio vecchio professore austriaco, era perché Werner Heisenberg, che era il principale fisico tedesco che si occupava della bomba atomica, lui stava impazzendo cercando di capire la superconduttività e non ci è riuscito, è pure uno degli argomenti della leggenda per cui i tedeschi non hanno fatto la bomba atomica. Quindi è un fenomeno molto difficile. Questo fenomeno è stato rivitalizzato recentemente dalla cosiddetta superconduttività ad alta temperatura, che non è così alta, ma basta che fosse meno 50, meno 80 gradi, uno può farci la tecnologia per trasportare l'energia. Considera che la metà circa dell'energia prodotta al mondo si dissipa nel trasporto. Quindi se uno potesse trovare un superconduttore a temperatura ambiente, è come se raddoppia tutta l'energia che esiste sul pianeta. Quindi una cosa importante. Questo ha fatto sì che tantissimi abbiamo studiato questo fenomeno e la situazione è un po' a metà, cioè qualche buon risultato, ma tuttora non esiste questa superconduttività a temperatura ambiente che permette questo. Vabbè. Ho capito il 3% di quello che hai detto, quando hai detto il bosone, i fermioni, ho capito accoppiamento, lì c'era un accoppiamento di qualche tipo, no, ma ho capito il tema dell'energia. Ascoltami Luciano, resto però su questo tema di confusione, ecco, che mi ha assillato in questi 2 mesi, 3 mesi, ho perso il conto di lockdown, dove non penso di essere l'unico a essere stato molto confuso rispetto alla gestione complessiva di questa vicenda della pandemia del Covid. E se ne è parlato tanto dal punto di vista medico, con tutti i super esperti che in ogni paese sono usciti a dire tutte le loro teorie mediche, ok? E dall'altro lato, quindi se ne è parlato molto dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista invece statistico, di modelli matematici sui quali poi alla fine si sono basati tutti. Cioè, io mi ricordo la conferenza qua di Boris Johnson, è uscito il tipo, la curva, allora bisogna battere la curva e tutti questi modelli qua, no? E ad oggi mi ritrovo in una situazione dove, te lo dicevo l'altro giorno, sono qua a Brighton, oggi sono uscito, sembrava di essere alle Barbados, l'impatto del Covid è praticamente zero, l'ospedale di Brighton è super tranquillo, e quindi non c'è nessun tipo di protezione dell'NHS, che è stata la campagna qua, no, proteggi l'NHS. E allora la domanda che uno si fa è: c'è qualcosa che non torna, cioè nei dati, dal punto di vista medico non lo so, ma dal punto di vista dei dati c'è qualcosa che dal mio punto di vista è ovvio che non torna, perché dici ma com'è che succede un cazzo qua, e queste le percentuali di mortalità, il tasso di mortalità di un tipo, di un altro, ma no è il 3%, ma no è lo 0,02, ma dipende dalla fascia, insomma un caos totale, ecco. E allora volevo il tuo aiuto per capire dal punto di vista, diciamo, scientifico e statistico un po' quello che sta succedendo. Anzitutto volevo una tua fotografia ad oggi, secondo te dove ci troviamo? Beh, non tutti i paesi sono uguali, io seguo un po' di più l'Italia e l'Inghilterra, dove c'è un altro mio figlio, tra l'altro uno è in Lombardia e l'altro a Londra, e saluto, ciao. e quindi diciamo guardo molto quello. Allora, però la tua domanda è un po' questa, dice, tutte queste previsioni sono state un po' un casino, no? Gli scienziati sono stati presi come i guru, no? Dice, dimmi che succede, come il mago, e dopo adesso vengono presi come i colpevoli che non ci hanno azzeccato, no? È questo un po' la tua perplessità. Sì, o diciamo, o l'alternativa è... allora tutti i complottisti che sparano le loro teorie, oppure quelli che dicono ma no, la scienza non ci piglia per un cazzo, allora bisogna credere alle religioni, cioè ognuno nel casino chiaramente lo cavalca in base alle proprie convinzioni, però senz'altro c'è un tema di dato, ecco. Certo, andiamo ai modelli epidemiologici che sono il cuore di questa faccenda, e tralascio la parte medica che non è il mio campo, però c'è la matematica, uno infetta 4 persone, poi quelli ne infettano altri 4, questo gioco qua. Allora, questi modelli sono abbastanza semplici, quello che è complicato è l'input, cioè come ci metti tutti i contatti di miei, di Montemagno, di quello, di quell'altro, è molto complicato, in teoria li dovresti sapere tutti. Allora, tutto questo si fa una media e dice, quello lì è R0, sto famoso RT, come lo chiamano, no? Che cos'è sto numero?
Questo numero rappresenta questo: nel periodo che uno è infetto, che è una quindicina di giorni, poi non è chiaro se uno dopo è immunizzato, e questo ancora non è chiaro. Supponiamo che uno è infetto per 15 giorni, dopo o muore o guarisce e è immunizzato, quindi tu puoi infettare gli altri durante questo periodo. La domanda è: quanti ne infetti? Più di uno o meno di uno? La media. Se ne infetti più di uno cresce esponenzialmente, se ne infetti meno di uno decade esponenzialmente, e questo è quello che uno guarda e quello con cui puoi fittare le curve. Queste curve sono abbastanza semplici, perché poi che fanno? Vanno un po' su e poi si saturano, quindi la curva in sé è semplice, ma sottende una realtà enormemente complicata. Per esempio, tu fai la previsione, no? Ti do subito il senso perché è difficile. Io faccio la previsione per Bergamo un mese e mezzo fa, due mesi fa, ci metto tutti questi numeretti, poi un prefetto decide di fare una partita di calcio con 25.000 spettatori. Con quella partita sono morti la metà dei morti di Bergamo. Come cacchio ce la metti la partita di calcio nel tuo modello? Che cosa significa questo? Che, e quella è un'informazione cruciale, che la media non significa un granché. Cioè gli eventi singoli, i cosiddetti focolai, oppure la partita, sono cruciali. Basta uno in una zona fortemente a forte interazione, che ne so, un ospedale, un istituto per anziani, basta una persona che fa un sacco di contagi. Leggevo ieri che per una messa, dove a Monaco, mi pare, a Francoforte, sono state infettate 140 persone. Lì era uno che ha infettato 140. Questo significa che la media è facile da fittare un grafico, cioè tu fai il grafico, lo fitti con due o tre parametri, uno di questi è questo R0, ma è sbagliato interpretarlo come un'interpretazione della vera dinamica. Per la vera dinamica tu devi sapere se si fa la partita di calcio, quanti hanno preso la metropolitana, e lo devi sapere quasi uno per uno, il che è impossibile. Allora, o perlomeno è molto molto difficile. Quindi qual è la morale di questa storia? Il modello è ragionevole, ok? E fa quello che può fare. Quello che è importante è l'informazione che ci metti. In questo caso l'informazione media non è un'informazione sufficiente davvero per fare previsioni. Questo è il problema. Allora, che cosa impari dal modello? Al modello impari che l'andamento all'inizio è caotico, basta uno per infettarne mille. E questo è importante che lo impari, perché significa che la tua politica deve essere basata sull'identificazione dei focolai più pericolosi, per esempio le case per gli anziani e le metropolitane, gli autobus, questo, i trasporti pubblici, questo si vede anche dai vari paesi, no? Quindi dal modello impari che devi fare una politica eterogenea, non puoi usare le tue risorse in modo omogeneo. Poi impari che R0 ti permette di fittare i dati, ma non ti permette di fare le previsioni, e quindi che il numero dei morti o degli infettati previsto è fortemente approssimativo. Questa è la storia. A questo punto, uno, c'è il problema della televisione. Tu, scienziato, non sei mai stato in televisione, ci vai, tutti i tuoi amici ti vedono e tu vuoi fare bella figura. Allora, dire questo qua io non lo posso dire è brutto. Quindi uno, da un lato c'è un'aspettativa dalla politica e dai media che lo scienziato fa delle verità rivelate fantastiche, e dall'altro c'è un po' di umana così vanità o cose che uno si allarga troppo. E allora quello allarmista tenderà a dire ci avremo milioni di morti, come Ferguson, di questo che poi è stato ora, diciamo, buttato alle ortiche, perché ora è responsabile, diciamo, delle colpe della politica inglese, poi io non lo so se ci sono, capito? Quindi il problema è, da un lato, che ci sono dei limiti intrinseci. Fammi fare un esempio che chiarisce questi limiti intrinseci. Perché, scusami, Luciano, il problema che io vedo è che tu come politica prendi le decisioni sulla base di quello che ti dicono gli specialisti medici e i modelli statistici. Se il tuo modello statistico ti dice, oh, guarda che qua facciamo un milione di morti, chiudiamo tutto. Quindi tutto il tema della massima cautela è stato basato su modelli statistici che però di fatto poi oggi vediamo che non erano così precisi, giusto? Sì e no. Allora, secondo me, la scienza e la politica sono due cose diverse. Se la politica chiede a uno scienziato quando ripasserà la cometa di Halley vicino alla Terra, sai, la cometa di Halley, quel 120 anni,
Lo scienziato risponde tra 112 anni, 4 mesi, 3 giorni e 2 minuti. Questa è la risposta scientifica esatta a una domanda scientifica precisa a cui si può dare risposta, ok? E allora è giusto che il politico dice, oh, questo lo sa e me l'ha detto, punto. Ma se il politico mi chiede a me, scienziato della meteorologia, pioverà a Londra tra un mese? Ok, io no, gli devo dire, io non lo so. Ma questo non significa che non c'è la scienza meteorologica. Lo so io, Luciano, piove sicuro. Cioè, questo è certo. No, io che ci vado, no, vabbè, può darsi, però ci vogliamo scommettere che tra un mese, allora, pure a Roma, vabbè. Cioè, capito? Allora, non è che allora lo scienziato quando prevede la cometa di Halley, che, perché uno può dire di preciso la cometa di Halley? Perché quello è un problema fisico matematicamente controllabile, quindi conoscendo la posizione della cometa quando è passata l'ultima volta qualche anno fa, il suo peso, la sua massa e tutto quanto, gli si può dare una risposta esatta. E questo è un caso più positivo possibile. Ma il caso, le previsioni del tempo, non si può. E perché non si può? Non perché non conosciamo le equazioni delle previsioni del tempo, ma perché queste hanno un comportamento tecnicamente caotico. Significa che io dovrei sapere le condizioni del clima con infinita accuratezza per fare delle previsioni. Non solo, ma anche così non le potrei fare più di tanto. Quindi non è che la scienza meteorologica ha meno valore di quella astronomica, è semplicemente che il problema permette certe cose e non ne permette altre. Quindi qui nell'epidemiologia siamo un po' più vicini alla meteorologia, cioè noi possiamo imparare delle cose molto importanti dai modelli, tipo l'importanza dell'eterogeneità, che è fondamentale per fare la prevenzione più corretta, cioè devi sapere i focolai uno per uno. Se R0 fosse un parametro significativo per la dinamica, non fa niente, basta che la fai in media, invece lì devi andare lì e chiudere lo stadio, chiudere, che ne so, la chiesa o l'ospedale o il ricovero per anziani. Questo è quello che impari dal modello e è giusto, ok? Dopodiché il numero dei morti estrapolato è un po' come le previsioni del tempo. E lì allora che cosa? Ma il politico dice, ma io lo voglio sapere, questo numero lo voglio sapere, tu me lo devi dire. Ecco, lì subentra un attrito tra il limite della scienza, non la cialtroneria è di esagerare. Però i miei colleghi sfortunatamente hanno cercato un minuto di popolarità raccontando la funzione esponenziale ai primi momenti, insomma, quello trovo abbastanza disdicevole, perché poi sai, pure gli scienziati sono esseri umani e non è che sono, cioè, la scienza in qualche modo è meglio degli scienziati come entità, poi tutti noi abbiamo i difetti delle persone. Intendi, Luciano, scusami, spiega funzione esponenziale. Ma la funzione esponenziale è molto semplice, immagina che tu ogni giorno raddoppi. Allora, il primo giorno c'hai 1, poi c'hai 2, poi c'hai 4, poi c'hai 8, il decimo giorno c'hai 2 alla 10, dopo 20 giorni c'hai 1 miliardo. Capito? Questo raddoppio è come l'interesse composito in banca, no? Cioè, tu paghi un 3%, ma dopo un po' quello vale più di tutto il prestito. Quindi questa è l'esplosione, diciamo, del numero in funzione del tempo. All'inizio le epidemie sono così, sono esplosive, poi man mano c'è un certo numero di persone immunizzate, la famosa immunità di gregge, se tanti sono immunizzati questo andamento si attenua e alla fine si satura e finisce l'epidemia. E qui c'è tutta una serie di difficoltà a questo, perché per esempio, perché Johnson disse dobbiamo immunizzare il gregge, no? Il 60%. 60% corrispondeva a vari milioni di morti, o insomma numeri enormi, mi pare 500.000 almeno. Allora, perché una volta che sono immunizzati il 60%, pure che infetti qualcuno, è probabile che quello non è infettabile perché è immunizzato. Allora, l'argomento era, tanto se non si arriva a sto 60%, poi ci riviene tra 3 mesi, cioè bisogna arrivare lì di sicuro. Questo era un argomento sbagliato. Perché è sbagliato? Perché la Cina ha fermato l'epidemia infettando 0,001%, cioè un numero minimo. Ma uno può dire, vabbè, ma allora tra 3 mesi ti ritorna, ma mica è uguale, tra 3 mesi prima tu sai molto che cosa fare. Poi sei più allertato, c'hai più esperienza, ci guardi con attenzione,
Quindi non è ovvio che serve questo 60%. Su questo conta l'esperienza sul campo. Per esempio, io ho apprezzato molto il professor Andrea Crisanti, che è stato un po' l'artefice del successo del Veneto rispetto alla Lombardia. Fammi dire che io credo che la valutazione anche dei politici, in questo caso, deve avere un tasso di generosità, perché se io fossi stato al posto loro era difficile prendere le decisioni, capito? Questo, quindi dopo già pensano i processi, li denunciamo tutti. Io penso che è un po' ingeneroso, quindi ora i dettagli saranno importanti, per dire, la persona che ha permesso la partita di calcio ha fatto un errore incredibilmente grave, però non saprei se condannarlo o no, ecco, questo è un valore che non lo so, sarei in imbarazzo. Anche perché, scusami Luciano, è sempre facile, questo è giusto secondo me sottolinearlo, è molto facile fare un'analisi ex post, quando uno poi ha i dati in mano, ha visto quello che è successo, allora dice no, bisognava fare in questo modo, ma nel mentre la situazione, quando i dati non ce li hai ancora, magari sono sbagliati, non li hai analizzati, non sai che cazzo succede, a quel punto nel dubbio prendi la situazione più cautelativa, ad esempio, da un lato, oppure dici ma no, non è niente, te ne fotti, e quindi è sempre una scelta molto complicata da fare in quel momento. Dopo siamo tutti dei fenomeni, dopo, insomma, chiaramente. Esatto. Quindi, però, dopo si può imparare molto. Per esempio, dal confronto Lombardia-Veneto si è imparato che i non sintomatici possono infettare, cosa che nella Lombardia non era chiaro. Questo è il merito di questo Andrea Crisanti, che fece fare l'analisi di tutta Voe Euganea, 3.300 persone, così ha imparato che un sacco di contagi venivano dai non sintomatici. Quindi questo, per esempio, il fatto che circa la metà dei morti della Lombardia vengono dalle case di riposo degli anziani è un elemento fondamentale se mai venisse una nuova ondata. Quindi non è che la nuova ondata sarà come la prima, speriamo di no, ma sappiamo molte cose, le possiamo mettere in pratica, anche ci sono evidenze, ora non sto a dire perché, ma che per esempio i trasporti pubblici sono un fortissimo elemento di contagio, come pure le chiese, sfortunatamente, no? Questa di Francoforte o di Monaco, 140 infettati da una sola messa. Quindi è chiaro che si impara un sacco, no? E quindi c'è un mix tra i limiti della scienza, e qui si va nei media, però il politico ha la responsabilità, cioè deve sapere che la scienza ha questi limiti, e quindi io stesso non saprei che decisione prendere, cioè, e poi si deve valutare anche dal punto di vista della politica, pure la gente dice, beh, se si ferma tutta l'economia, dopo moriremo di fame invece che di virus, quello è una valutazione. Questa è la valutazione politica, però se poi non funziona o se ci sono delle critiche, non è ragionevole di dire me l'ha detto lo scienziato, perché questo sarebbe ragionevole se fosse un effetto cometa di Halley. Quindi il politico deve avere degli advisor, diciamo, che gli dicono se una opinione scientifica è un risultato certo, come la cometa di Halley che ritorna, oppure se è come le previsioni del tempo. E questo è sua responsabilità, scegliere degli advisor scientifici che gli sanno dare questa sensazione. Dopodiché la scelta è politica, non è scientifica. La scienza è un pezzo di questo, perché la cometa di Halley è un limite estremo in cui uno può dire tutto va nel risultato scientifico. In moltissimi dei problemi che noi abbiamo, l'economia, i virus, eccetera, non è così, e quindi il risultato scientifico ha un tasso di indeterminazione e il politico deve saperlo valutare o perlomeno stimare, e alla fine la responsabilità è la sua. Quindi adesso questo gioco al massacro, prima gli scienziati esaltati, adesso nella polvere perché uno non vuole pigliarsi la responsabilità, lo trovo non molto ragionevole. Non pensi, Luciano, che ci sia anche una distinzione importante tra i dati e la narrativa? Cioè, a me piace la comunicazione, non so niente di medicina o altre cose, però quello che vedo in questa situazione è che diciamo, i dati e la narrativa sono partiti in parallelo, cioè in Cina è successo questo e quindi iniziamo la narrativa sui media o sulla politica o chiunque abbia parlato di questi argomenti, cioè tutti, hanno iniziato con un certo tipo di racconto e comunicare quello che stava succedendo, il dato, in un certo modo. Poi più si va avanti e più i dati cominciano a andare in una direzione, che è una direzione perché c'hai più
dati da analizzare, capisci quello che sta succedendo, vedi quali sono i casi precisi, hai i casi dei diversi paesi, e quindi cominci a avere dei dati che vanno in una direzione. La narrativa però, dal mio punto di vista, spesso resta uguale a prima, perché magari il politico che fino a ieri diceva «Oh, bisogna chiudere tutto», è attaccato alla sua opinione, quindi ha perso il dato di vista, o al contrario, quello che dice «bisogna riaprire tutto» prescinde dai dati, ormai lui ha preso quella posizione lì. O il politico in campagna elettorale americana, no, che se è contro Trump tiene una certa linea a prescindere dai dati. E allora c'è questo aspetto, no, che poi dopo un po' non collima più. E anche cambiare una narrativa nei media non è facile da un giorno all'altro dire «cazzo, abbiamo visto che i dati erano diversi, allora scusate, guardate che adesso comunichiamo questa vicenda in un altro modo». La vedi anche tu questa cosa, una mia paranoia comunicativa? Questo, diciamo, da un lato è inevitabile nella politica, perché la politica significa prendere delle posizioni non necessariamente scientifiche, ovviamente. Però devo dire che Boris Johnson un po' l'opinione ha cambiata quando il virus è peccato lui. Quindi un pochino, diciamo, bisogna che le bastonate siano forti, e allora uno dice I see your point, no? Quando prendi una bastonata forte cominci a avere un punto di vista più aperto. Non lo so, guarda, l'idea è che la scienza non sia proprio così, però qui non stiamo parlando solo di scienza, eppure la scienza non è proprio così. Quindi io credo che questo ne sai più te di me, cioè di come si creano le opinioni e come si cambiano le opinioni. Noi un po' studiamo pure questo aspetto, insomma, un po' matematizzato, però chiaramente c'è l'effetto che si chiama herding, no? Cioè l'effetto di gregge, non nel senso del virus, ma nel senso di, come dire, bandwagon. Questo c'è anche nel dibattito scientifico. Quindi figurati in quello politico, è così, è inevitabile. Enrico Bora su Facebook ti chiede: quali sono stati secondo te i più grandi bias che ci sono stati nell'analisi dei dati che sono circolati in questo periodo dal punto di vista statistico, matematico? Sì. Se tu vedi tutto quello che è uscito in questo periodo, quali sono le problematiche principali che io non sono il massimo esperto di questo. Quando mi hanno chiesto interviste su queste cose precise li ho girati agli esperti, quindi io vi parlo con la mia opinione, non da esperto, diciamo, un po' ne so. Chiaramente mi sono posto questi problemi, però c'è chi... Mi piace come dici, un po' ne so, è fantastico, vorrei saperne un po' come te. No, allora, qual è il problema dei dati? Allora, il dato, io direi, il primo bias è stato l'ipotesi che soltanto se uno ha dei sintomi, allora può trasmettere il virus. Questo è stato un grave errore, e credo che in Lombardia all'inizio è partito un po' questa idea qua, no? E invece in Veneto, appunto, io apprezzo la politica veneta, perché in Veneto c'è stata subito l'idea che anche il non sintomatico può trasmettere il virus, cosa che è poi vera. Quindi io direi che questo concetto è stata la prima cosa. E chiaramente questo ha alterato di tantissimo tutti i numeri, tant'è vero che molti, tra cui anch'io, stimano che chi si è preso il virus e non ha avuto grandi sintomi sono probabilmente 10 volte di più di quelli che si dice che non abbiano preso, cioè il numero degli infettati è molto di più di quanto è. Dopodiché la questione è, allora questo è un aspetto, il secondo aspetto è i decessi. Allora, i decessi anche è una situazione molto complessa, perché no, è chiaro che se muore una persona di 90 anni che ha un tumore è sempre una persona che perde la vita, e c'ha tutto il nostro rispetto, per carità, però è diverso che se muore un bambino, perché uno dice quello c'ha 90 anni, c'ha un tumore, la morte che cosa significa? Significa un accorciamento della vita di alcuni mesi, in un certo senso cinico ma matematico, insomma. Nel bambino è accorciamento della vita di 80 anni, quindi sono morti diverse. Allora, siccome più della metà sono oltre settantenni e parecchi erano pure malati di altre cose, in qualche modo si può dire che un novantenne che c'ha il tumore viene ucciso è morto per il virus o è morto anche con il virus? Su questo, per esempio, l'Italia e la Germania hanno fatto i conteggi in modo diverso. Credo che la Germania ha dato di più un peso relativo a sto virus. Così ho letto, e non sono un esperto. Quindi, però certamente questo è un problema non semplice da definire. Cioè è morto con il virus o è morto per il virus.
e questo può fare una bella differenza, considerando che l'età è un elemento molto importante nei decessi del virus. Quindi la definizione di morto per il virus è un punto importante. L'altro punto importante è il concetto che i non sintomatici possano trasmetterlo. Questo pone un terzo problema. La questione è: a chi li fai questi tamponi? Cioè, se tu i tamponi li fai a caso, è un modo di fare, a chi passa per strada; se li fai a quelli che sono stati infettati, a quelli che hanno dei vicini che sono stati infettati, chiaramente questo è molto più correlato. Quindi la probabilità, diciamo, di essere infettati o no rispetto al numero dei tamponi è molto dipendente dalla strategia con cui si fanno questi tamponi. Quindi vedete, tutti questi elementi sono elementi di ambiguità nel mettere i numeri dentro ai modelli. Però io insisto su un punto: la cosa che si impara dai modelli non è tanto questi numeretti, si impara che il singolo caso in una zona di forte pericolo, di forte potenziale esplosione epidemiologica, quello lì è importante. Quindi bisogna cercare caso per caso e identificare le zone a massimo rischio. Questo viene dai modelli in modo molto chiaro. Quali siano precisamente i parametri, c'è un tasso d'arbitrarietà dovuto a tutto questo. Queste sono cose riducibili, quindi lì uno che lo fa meglio impara di più. Ecco, nonostante che il numero preciso di morti aspettati o di infetti aspettati non sarà mai tanto preciso. Ma questi modelli, cioè, nascono da dove? Uno va nell'Himalaya e trova il modello sotto alla caverna? Cioè, qualcuno li fa sti modelli. Ad esempio Ferguson, no, che c'era questo modello in Inghilterra, ma credo anche negli Stati Uniti. Il modello è sempre lo stesso. Il modello è semplicissimo, il modello. Allora, guarda, immagina questo. Tu ci hai un gruppo di persone. Allora, il virus cosa fa? Si può trasmettere da uno all'altro. Qual è la probabilità che si trasmette da uno all'altro? R0, queste robe così. Dopodiché, tu con quante persone vieni a contatto? Tu magari con tante, lavori nei media, adesso vabbè no, ma insomma, oppure un medico, oppure un altro contadino della Bassa Padana, molto meno. Allora devi mettere tutte queste cose e poi calcoli qual è la probabilità che Marco Montemagno infetta 3 persone domani mattina, sarà tot, e che io le infetto sarà tit, e che il contadino sarà molto di meno. Dopodiché questo fa il secondo round dell'infezione domani, e domani ricominciamo il gioco e infettiamo tutti quanti. Questa è la crescita esponenziale. Dove si ferma? Quando un bel po' di noi, oppure un bel po' di quelli con cui gli infetti vengono a contatto, un bel po' di questi sono immunizzati, e dopo, pure che tu incontri tante persone, non infetti di più. Questa è l'immunità di gregge, ma può essere anticipata nel tempo o nel numero di infetti dal distanziamento. Cioè Marco Montemagno, invece di incontrare 100 persone al giorno, adesso ne incontra 3 e c'hanno tutti la mascherina. Questo diminuisce la probabilità. Il modello è questo, non è niente di più. Poi ci devi mettere un po' di aspetti matematici, come si evolve, ma soprattutto siccome non va bene il modello medio, perché capisci, se fai la partita di calcio cambia tutto, e come quello non lo puoi mettere dentro R0 del giorno prima della partita. Quindi il risultato è che questo modello ti fa capire che i casi singoli importano tanto, dove sto R0 locale è molto grande, e ti fa capire che devi cercare i focolai in senso matematico, cioè le zone con un R0 locale molto grande. Questo è quello che fa il modello. Il resto sono un po' di calcoli al computer, con dei dati. Quindi il modello è questo, non c'è né più che né meno. Poi è chiaro, ovviamente. Allora, cosa significa? Che uno non conosce questa eterogeneità di situazioni. E questo è il problema. Capito? Quindi non è che il modello è sbagliato, ma tu non sai tutta una serie di cose che sarebbero fondamentali per saperle. Dato che non le sai, ci metti la media, e qua non funziona più questo aspetto. Però se io appunto vivo qui a Brighton e mi fanno un modello di contagio eccetera eccetera basato sulla media inglese, che però non c'entra con Brighton, a questo punto salta tutto, perché qua non è come magari a Londra la situazione. Ma anche la media di Brighton, cioè, perché qua è un problema dove conta un caso, uno lo metti in una casa di riposo degli anziani, quello te li infetta quasi tutti.
Uno va in chiesa, in una messa infetta 140 persone, altro che R001, 1,2, quello è 140. E quindi, capito, questo è il fatto, quindi contano i casi singoli, questo il modello te lo fa capire molto bene che questo è così, ma anche per lo stesso motivo ti fa capire che la previsione numerica è molto molto delicata. Quindi uno dovrebbe mettere, quale sarebbe la cosa più sensata? Di mettere dei margini di errore molto ampi. Però se Ferguson avesse detto, invece di prevedere, non lo so, 1 milione di morti, dice io prevedo un numero di morti che va da 10.000 a 10 milioni, nessuno leggeva l'articolo suo, no? Cioè, vabbè, che me ne frega, una previsione, così lo so anch'io, diciamo, non possono morire più di quelli che ci stanno. Quindi, capisci, c'è un po' un fatto di presentazione che fa più allarme, quindi più attenzione, insomma è un mix tra limiti intrinseci della scienza che non sono un vero difetto, non è che gli scienziati non lo sanno, ma è come da di Halley rispetto a previsioni del tempo, è la stessa scienza, solo che in un caso predice accuratamente, nell'altro predice con grande margine d'errore per l'effetto farfalla del caos. Il problema è che poi tutte le, diciamo, ci si basa. Intanto in chat hai chi ti adora per aver acceso una sigaretta e chi invece si è scandalizzato per la sigaretta, capito? Ti passo questo feedback dai social, sono così. Ma il problema è che però la politica si basa sulle previsioni, in questo caso statistiche, scientifiche, e tu decidi se chiudere un intero paese o il mondo sulla base di sti modelli e sulla base... E nel momento in cui poi scopri che quel modello forse non era giustissimo e non era così grave la situazione come avevi immaginato, a quel punto poi hai, come dire, una perdita di credibilità del modello scientifico in generale, non pensi? Che è sbagliato, però forse c'è quest'onda. Io direi questo, che io perdonerei l'errore all'inizio. Cioè, per esempio, la Lombardia ha fatto un errore rispetto al Veneto, ok? Non lo deve fare due volte. Cioè, nel senso, dopo tu guardi i dati, dice io sono andato per questa strada, la Svezia è andata per una strada un po' strana, dice lasciamo tutto un po' aperto, gli svedesi sono persone civili, ci daranno retta alle nostre raccomandazioni senza fare il lockdown, ok? Io, insomma, conosco un po' gli svedesi, forse è vero, era falso, alla fine stanno messi peggio di noi, no? Hai visto i numeri. Allora, che significa? Io non è che posso dire il politico svedese ha messo in galera, no, perché non era implausibile provare questa strada. Certamente adesso che l'ha provata deve imparare che non ha funzionato e deve prendere le precauzioni. Quindi io in questo caso sarei piuttosto generoso nel giudicare la prima mossa e piuttosto rigoroso nel valutare la seconda mossa, perché allora tu devi imparare e devi accettare di aver fatto un errore. La prima mossa è difficilissima in un caso così, con tutta l'arbitrarietà che c'è sia dal lato medico che dal lato statistico. Quindi questa sarebbe la mia opinione. Cioè, uno fa una mossa, per fortuna ci azzecca, per sfortuna non ci azzecca, deve monitorare che succede ed essere pronto a modificarla. Io credo che questo è quello che ragionevolmente ci si può aspettare. Questo è un altro aspetto che spesso, vedendo anche i commenti di tutti questi miliardi di contenuti che produco con tanti ospiti diversi, e la sensazione nettissima che ho ogni volta è che la gente ha sempre bisogno di una sicurezza stop, cioè vuole una risposta certa a un problema, fine della storia. Poi non è che vuole cambiare opinione, cioè vuole quella soluzione e stop. Quando invece la ricerca, soprattutto in un caso così, arriva un virus nuovo che non sai bene cosa succede, è chiaro che uno inizia a cercare, sperimentare, testare e cambia opinione ogni volta in base ai nuovi dati, alle nuove evidenze che ci sono. Però questo approccio scientifico si sposa male con la comunicazione moderna e con la politica in generale, non pensi, Luciano? Che invece devono dire, no, è così, basta, soluzione, te la porto io, tutto risolto. Non saprei, perché diciamo la scienza è coltivare il dubbio, cioè è la religione che ha la fede, la scienza non ha la fede. Quindi io direi che l'approccio scientifico è esattamente il dubbio. Le scienze naturali, che non sono come la matematica, che è una costruzione logica abbastanza completa, anche con, ci sono problemi pure lì,
se uno, diciamo, fa un argomento molto sofisticato, ci sono i teoremi di Gödel, eccetera, ma sostanzialmente la matematica è uno strumento logico autoconsistente, cioè non deve verificarsi con la natura, ok? La fisica e tutte le altre scienze naturali si devono verificare con la natura, quindi la scienza è coltivare il dubbio. Poi uno dice, ma allora invece la scienza sembra una scienza esatta, com'è che coltivi il dubbio e poi viene esatto? Perché a furia di coltivare il dubbio la migliori e dopo diventa molto certa e alla fine è esatta. Ma il progresso scientifico è coltivare il dubbio in modo critico, in modo ragionevole. Quindi io direi che più uno ha educazione scientifica, più è accettabile che la scienza abbia dei dubbi nelle zone di frontiera o nelle zone, diciamo, di informazione parziale come questa. E purtroppo è così. E cioè, l'altra cosa è una visione, diciamo, religiosa, con tutto il rispetto, ma insomma è un'altra cosa di avere solo le certezze. Cioè, capisci, le certezze della scienza vengono dopo aver coltivato il dubbio per un sacco di tempo e averlo verificato in 100 casi. Allora uno crea diciamo una costruzione logica robusta e quella può apparire come una certezza, ma non è una certezza a priori. E poi la frontiera della scienza è sempre la coltivazione del dubbio. Questo è come io la metterei. Questo fatto però purtroppo nella divulgazione scientifica, che in Italia, per esempio, Piero Angela la fa molto bene, non voglio criticare chi fa la divulgazione scientifica, ma spesso nella divulgazione scientifica c'è un aspetto, diciamo, di certezza, dice le cose qui stanno così, ok? E quindi uno pensa la scienza è fatta così, ma la scienza in divenire, quando si sviluppano e si dibatte, è fatta in tutt'altro modo, è fatta da 10 ipotesi, gente che litiga, gente che anche, insomma, si comporta male, Newton era un bel disgraziato, non so se è noto, cioè a livello personale, insomma, non era proprio una persona gentile, capite? E quindi questo fa parte, però poi la tecnica, diciamo, della verifica scientifica con le generazioni, eccetera, crea una realtà che è superiore alla qualità individuale e morale degli scienziati, non so come dirlo, cioè gli scienziati non sono né meglio né peggio degli altri, come i preti, come quello, come tutti, ok? Sono uguali, ci stanno quelli brave persone, ci stanno quelli furbi, disgraziati e di tutte le razze, ok? La scienza però è capace di filtrare un po' queste cose e alla fine spesso ne esce il meglio come fatto scientifico a sé stante, indipendente quasi dalla comunità che l'ha generato. Ma gli individui della comunità, come per esempio nel caso di Newton, erano delle persone abbastanza sgradevoli, anche se erano dei grandissimi scienziati. Non so se questo ti sconvolge, dato che tu vivi in Inghilterra, però Newton ne ha fatte di cotte e di crude. Cosa mi ha sconvolto invece, Luciano, in questo periodo? Mi ha sconvolto il fatto sapere che i dati, io pensavo ci fosse un bel mega database condiviso dei dati, no? Tra scienziati o tra medici, insomma ci fosse una condivisione del dato, quantomeno su scala nazionale ci fosse una condivisione del dato dove tu dici ok, cosa succede a Milano, cosa succede a Palermo, ci abbiamo il nostro DB pulito e faccio tutte le mie analisi, no? Invece, da quello che ho capito, non è così, ma per niente proprio. Quindi c'è un casino di dati di qua, di là, di su, di giù, e così è, immagino, insomma, non sia facile fare qualunque tipo di valutazione, ecco. Non direi, guarda, io direi che in questo caso c'è stata abbastanza condivisione. Il problema è che il dato semplicemente non era sufficiente, come non lo sarà neanche dopo. Cioè, uno deve capire quali sono le cose che impara dal modello, e sono appunto questi fatti qualitativi di guardare i focolai e cose del genere. Non puoi guardare i numeri assoluti. Dopodiché guardi, per esempio, quali sono le cose, dai fatti, dagli esperimenti. Sai, le epidemie sono state poche, le grandi epidemie, 100 anni fa, quindi non è che uno può fare un esperimento di epidemia, lo puoi fare al computer. Esperimenti al computer sono interessanti, ma quello che ti dà è quello che ci metti dentro. Quindi le vere epidemie sperimentali sono poche e, come vedi, anche in questo caso dove si hanno tantissimi dati non sono sufficienti, sono sufficienti per alcune cose e per altre no. Ma questo è spesso il caso. Cioè, sai, non puoi fare un esperimento, capito? Che dici prendo 100 volte il dato di un esperimento e lo ripeto io nel laboratorio.
non lo puoi fare, e questo è il problema. Quindi io non direi che c'è questo problema così grave come tu lo descrivi, direi che in questo caso c'è stato tutto sommato una cooperazione maggiore che negli altri casi, anche perché questa epidemia cambia molto diciamo, le relazioni di competizione che diventano di cooperazione. Nel senso, se c'è uno molto povero e tu sei ricco, no? Tu, diciamo, puoi essere, come dire, moralmente motivato a diminuire questa inequality, questa disuguaglianza, ma alla fine se lui muore tu rimani vivo, no? Per dire, cinicamente parlando. In questo caso, se quello povero c'ha il virus, te lo attacca e muori pure tu. Quindi cambia di molto il concetto di cooperazione a quello di competizione. La gente si è stupita che in Italia le persone hanno seguito queste raccomandazioni, ma perché non seguono la raccomandazione di pagare le tasse, la seguono molto meno, mentre seguono di più quella del virus? È perché non pagare le tasse dà un beneficio a ognuno, e quindi il bene sociale è in conflitto col bene individuale. In questo caso il bene sociale è in parallelo col bene individuale, cioè se io non me, certo, non me lo piglio manco io. Quindi è questa la differenza. Io però sono anche compiaciuto che le persone in Italia hanno mostrato un senso di responsabilità, ecco. Quindi non è che dico di no, però non è sorprendente che questo senso di responsabilità viene considerato, viene diciamo messo in pratica in questo caso, e viene messo meno in pratica per esempio nelle tasse. Questo... Dimmi un'altra cosa, scusami, chiudiamo su questo 5 minuti e ti lascio andare. Dimmi sul tema economico. Che cosa cambia tutta questa vicenda? Perché l'ultima volta che ci eravamo visti mi avevi parlato di tutto il tema fitness economico, eccetera, eccetera. So che stai coltivando anche qua nuove teorie, però c'è un cambio oggettivo in atto, immagino. Sì, certamente il virus pone una serie di problemi in modo molto forte. Appunto, uno, questo della cooperazione. Questo fa sì che tutte le cose che vanno nella direzione del bene comune, no? Il clima, l'ambiente, l'ineguaglianza e tutte queste cose qui, il verde, eccetera, sembrano più concrete, anche se rimangono un po' vaghe, perché uno dice, ma qual è il rapporto causa-effetto? Però di sicuro uno dice, beh, forse a quella roba lì ci dobbiamo badare un po' di più. Secondo me però una morale molto interessante del virus è che, diciamo, è chiaro che la ripresa sarà basata sull'intervento dei governi, cioè non sarà il libero mercato a fare la ripresa. Ok, allora questo è molto interessante perché, come saprai, no, c'è il grande dibattito negli ultimi 20-30 anni tra Stato contro mercato. Cioè il neoliberismo dice lo Stato è inefficiente, fa solo casino, il libero mercato crea le condizioni del benessere per tutti, e l'altro, Keynes, dice no, non proprio, eccetera, lo Stato deve intervenire. Qui vediamo un esempio assolutamente forte che farà tutto lo Stato, che poi che fa il libero mercato? Questi o gli danno abbastanza soldi da sopravvivere, quindi abbiamo un esempio. Allora, questo è interessante ma anche pericoloso. Perché circa nell'Occidente il neoliberismo aveva circa prevalso? Okay? Un po' per ragioni intellettuali, ma anche perché tutti gli stati che hanno cercato di sviluppare i paesi in via di sviluppo con forte intervento statale, questi qui hanno circa fallito. Quindi uno diceva, vabbè, ma allora non funziona. Ok? Però è pure vero che il Cile degli anni 60, che era un guinea pig, no? Era una specie di test per le idee dei cosiddetti Chicago Boys, che è il neoliberismo spinto, pure il Cile degli anni 60 è andato molto male. Quindi io scrivo, con un gioco di parole, tutte le teorie economiche sono sbagliate, perché questi mostra che sono sbagliate, ma anche sono tutte giuste. Perché sono pure tutte giuste? Perché nei casi dove le cose sono andate bene, per esempio la Cina ha fatto un balzo enorme di tecnologia, di prodotti di qualità, prima la Cina faceva piccole cose, adesso fa tantissime cose di alto livello, e anche la Silicon Valley, un altro mondo. Però in tutti e due, Cina e Silicon Valley, c'è stato sia l'intervento dello Stato, forte in tutti e due. In America si fa finta di no, ma se leggete per esempio Mazzucato o altri,
c'è chiaramente un fortissimo intervento dello Stato nella Silicon Valley, e così c'è stato in Cina, in un altro contesto. E poi c'è pure il mercato. Quindi la cosa giusta è un mix Stato e mercato. E quindi tutte le teorie sono giuste, nel senso che effettivamente servono tutte e due. Quindi, però la questione è cosa fare. È quello che io cerco di fare insieme a Justin Lin, che è l'economista principale del governo cinese, che ora stiamo scrivendo gli articoli insieme, con Justin Lin e Masoud Kader, che è il nostro collaboratore della Banca Mondiale, cerchiamo di impostare una nuova domanda per la teoria economica. Finora la domanda è stata: qual è la teoria economica giusta e perfetta per tutti i casi? Ecco, questa domanda secondo me non ha senso. È come dire: qual è la medicina che cura tutte le malattie? Non c'è. Quindi non si può dire l'aspirina perché ti cura se ti rompi una gamba o se ti va male. Quindi io penso che va fatta un'economia più vicina alla medicina. In che senso? Cioè, se tu hai un problema o hai una situazione economica, la devi studiare bene qual è, e la tua non sarà uguale alla mia o a quella di un altro. E dopodiché devi capire come da quello studio dello stato economico puoi andare avanti in varie direzioni. Quando fai questo studio, ti può venire che può servire il mercato per fluidificare i prezzi, o ti può servire che serve lo Stato per le infrastrutture, ma non ci sarà una sola medicina per tutte le situazioni economiche. Questo è quello che è la mia proposta, insieme a questi altri due gentili colleghi, per impostare il concetto di teoria economica su un nuovo paradigma. E questo penso che il virus dà un'opportunità nella disgrazia, diciamo, che tutta la cosa, certo non è una cosa piacevole, però da, come dire, dalla crisi c'è anche un'opportunità. Io penso che questo dà l'opportunità di riflettere sul fatto che chiaramente non è possibile che il mercato risolve il risanamento del dopo virus, e però questo non significa che avevano ragione quelli più statalisti, significa che bisogna considerare la situazione specifica di ogni paese, di ogni regione e di ogni situazione, e da quella studiare le evoluzioni che possono essere nella direzione dell'intervento dello Stato o nella direzione del mercato libero. Questa è la nostra proposta in poche parole. Molto bene. Senti Luciano, ti ringrazio per la chiacchierata. Ti aspetto per un match di ping pong, insomma, la prima occasione possibile, sì, con il guanto e pallina, capito? Insomma, a distanza. Almeno un game, se no, anche se è un imbroglio, però insomma lo devi fare. Sennò... Ma ormai sono scarsissimo. Sono imbarazzante. Giocavo contro mio figlio di 10 anni, che gli ho insegnato io a giocare. E gioco con l'handicap, che gli do dei punti di vantaggio agli 11, e partiamo tipo 9-0 per lui, e ormai non vinco più, 9-0 non vinco più, gioca da un mese, capito? E quando sbaglio, a volte mi lamento, capito? Come dire, ah no, ma guarda, sono scivolato, cioè con le scuse da perdente. Siamo alla frutta. Ora, non mi pagherai un gelato per questa domanda, ma sì. Tu non sei il numero 3 d'Italia, no, del ping pong, è corretto? Mia classifica ufficiale massima numero 5. Peraltro ieri un mio amico mi ha girato la classifica europea, mi ero dimenticato, ero in classifica europea. 200 qualcosa in classifica europea. Vabbè, non posso competere, dai. Però 30 anni fa, 37 anni fa, ormai sono patetico, ecco. Perdo con i bambini, le bambine, cioè sono ridicolo. Però, insomma, alla prima occasione giochiamo, Luciano. Fatto pure un patto col diavolo per l'età, come è possibile? 37 anni fa io pensavo che non fossi nato. Lo so, però no, scusate, 37 anni fa ho iniziato a 9 anni, quindi 38 anni fa ho iniziato. Poi diciamo, quando ero bravo è 27 anni fa. Quindi, no, ormai è finito. Ma non è che sono arrivato neanche confrontabile, cioè il mio sport, diciamo, di elezione è lo sci. Dove ah, è grande. Insomma, forse potevo diventare maestro di sci professionale, ma nulla di più. Vabbè, adesso, quindi... guarda, tra 10 minuti mi collego, invece ho un ospite, parliamo di paddle. Hai presente lo sport al chiuso, tipo con i muri? Gustavo Spector, che è il coach della nazionale italiana, quindi spazio su quello. Va bene, senti Luciano, mi fa sempre piacere chiacchierare, ci teniamo in contatto. Anche per me è in bocca al lupo per tutto. Ciao Marco, ciao. Ciao.